Benvenuto a tutti i partecipanti, buon pomeriggio e buon lavoro. E questo seminario di approfondimento e dialogo è stato volutamente intitolato Tra il dire e il fare, con chiaro riferimento al proverbio, che però aggiunge, come sapete, c'è di mezzo il mare. E il titolo vuole indicare appunto che tra il dire delle ordinanze ministeriali su esami di Stato e valutazione e il fare degli scrutini, degli adempimenti, degli esami di Stato, c'è proprio in mezzo un mare di fatica, di interpretazioni, di sicurezze da garantire, di garanzie reciproche tra studenti, docenti, presidi, commissioni, di distanze quasi oceaniche tra persone, visto che si lavora a distanza, e anche fatiche di nuovi inserimenti. Pensate per esempio agli elaborati che sono stati introdotti nel primo e secondo ciclo a proposito di esami di Stato, fattori questi che non rendono affatto semplice far bene le cose. E tuttavia la fatica un po' inevitabile, anche di queste ultime settimane di scuola, si vince trovando anche nelle ordinanze alcune ragioni e prospettive interpretative che leghino il fare al senso da dare agli adempimenti, al nostro agire professionale. Quel che vince la fatica non è uno sforzo, non è uno stringere i denti, ma ritrovare ragioni che leghino gli adempimenti a un senso. E questa è la ragione per cui abbiamo pensato questo webinar, e di cui adesso darò alcune mie ragioni introduttive. Ecco le osservazioni. Allora, sulla valutazione di fine anno, per il primo e secondo ciclo, l'ammissione degli studenti alle classi, delle classi intermedie, come sapete, avviene qualunque sia il valore delle singole attribuzioni di voto o del giudizio finale per la scuola primaria. Saprete che ieri il Senato ha votato la fiducia sul decreto legge in conversione, che adesso deve essere ancora confermato alla Camera, dove nella scuola primaria i voti sono stati sostituiti dai giudizi. E quindi diciamo che questi adempimenti chiedono appunto di ripensare l'arco temporale della valutazione finale, sia del primo che del secondo ciclo, non più su base annuale, ma su base biennale, considerando di fatto il percorso scolastico e di apprendimento degli alunni sugli anni 19-20 e 20-21, cioè il tutti promossi, che è il dato di fatto, è in realtà una dicitura che da questo punto di vista non è vera, non è completamente, non legge completamente la situazione dei fatti. Cioè, al termine di questo anno scolastico, tutti, io dico tutti gli alunni, risultano in parte un po' deprivati, no? dei momenti in presenza, delle attività laboratoriali, delle gite scolastiche, dei teatri, dei momenti di espressione, delle assemblee di classe, cioè di tutti quei fattori che fanno anche la scuola. Quindi anche gli studenti che usciranno con voti pieni, anch'essi meriteranno un periodo di, chiamiamolo, di ripresa, di recupero, di approfondimento, di arricchimento. Tanto più gli alunni che arriveranno con valutazioni non pienamente sufficienti. Quindi innanzitutto volevo dire che l'approccio alla valutazione di fine anno deve essere calibrata con questa logica, che potrà essere non completamente condivisa, potrà sembrare un po' forzosa, ma è nella natura di questo periodo scolastico ed è nella natura di questa ordinanza di valutazione. Quindi la valutazione di fine anno 19-2000 per tutte le classi intermedie ha, secondo mio parere, un valore certificativo. Cioè è vero che coincide con una ammissione, ma in realtà è una valutazione certificativa, cioè che fotografa una situazione. Quindi dico questo perché questo libera un pochettino quell'ansia che abbiamo tutti i docenti, i presidi, di misurare l'ammissione alla classe successiva in punta di sufficienze. Ecco, quest'anno questo modello, questo criterio nei fatti è saltato. È certamente una valutazione con forte carattere formativo, ma anche sommativo, ma nella sua ultima istanza è una valutazione certificativa.
tutto il prossimo anno scolastico per tutti gli alunni, in particolare per i più, chiamiamoli, deboli, e dovrà essere predisposto, come sapete, un piano individualizzato, di apprendimento individualizzato. Ma appunto, a conferma di quello che sto dicendo, l'ordinanza ministeriale sulla valutazione inserisce anche l'obbligo per i consigli di classe non solo di inserire i piani individualizzati per gli alunni che hanno una o più insufficienze, ma anche il cosiddetto piano di integrazione degli apprendimenti, il quale secondo piano è per la classe, cioè non è per i ragazzi con le insufficienze, è proprio per dimostrare alla classe che verrà, comunque essa sarà, diciamo, integrata o composta da nuovi arrivi, qual è il passo dal punto di vista dei contenuti, dei percorsi, degli arricchimenti, delle integrazioni che occorrerà progettare. Ora, questo è una, sarà un'impresa non semplice e complessa. Quali elementi occorrerà mettere in pista? Beh, io li sintetizzo con tre parole: flessibilità, flessibilità e flessibilità. Cioè, utilizzando tutti quegli aspetti del regolamento dell'autonomia del 1999 che consentono la flessibilità oraria, organizzativa, gestionale, persino l'organizzazione della distribuzione delle singole materie durante l'anno scolastico. Si potrà fare, per esempio, matematica solo nel primo quadrimestre, non più nel secondo, eccetera. Ovviamente tutto questo andrà così a cozzare un po' con i meccanismi formali che le scuole comunque devono adempiere. Quindi una valutazione che ha questo contorno. Quindi, passando invece all'esame di Stato di primo ciclo, io dovessi dare il titolo a un articolo di giornale, direi che l'esame di Stato di primo ciclo non c'è più. Questo nessuno l'ha ancora scritto, ma l'ordinanza lo dice chiaramente. Dice appunto l'esame di Stato viene espletato, viene usato questo verbo, anzi dice è coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Quindi anche qui chi di noi svolge il proprio servizio nel primo ciclo non pensi ai momenti di adempimento finale di terza media come a momenti di esame in senso stretto, in senso tecnico, perché quel modello non c'è più. Allora, è stato inserito l'elaborato, che in realtà è come che non va considerato una prova d'esame, perché non è una prova d'esame, ma è una modalità che può offrire all'intero consiglio di classe di osservare alcuni elementi dello studente, per esempio la sua autonomia, la sua capacità di esporre, il suo sguardo sui temi da lui proposti, la sua capacità anche di sintetizzare o di mappare i contenuti o anche semplicemente di descrivere un'esperienza che ha vissuto. Quindi è un elemento in più che il consiglio di classe riceve per uno sguardo complessivo su questo soprattutto ultimo periodo dell'anno scolastico in corso, a cui vanno aggiunte ovviamente le valutazioni sui primi due anni, la valutazione del terzo anno, per poi attribuire una valutazione finale. C'è da tenere presente nell'esame di primo ciclo, nella ordinanza ministeriale, nelle premesse, dove c'è scritto visto, c'è un fraseggio che si intitola ritenuto, che afferma che la valutazione che porta al voto finale dell'esame di Stato è infatti da condursi, questa valutazione, sulla base degli elementi previsti, quindi lo scrutinio sulle singole discipline, l'elaborato presentato dallo studente e il percorso triennale, dice, in una dimensione complessiva, cioè sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie. Questo non esclude il fatto che le scuole stabiliscano, come vedremo fra poco, delle griglie, anche con delle pesature, è legittimo, ma la valutazione di scrutinio e quindi di ammissione al ciclo di scuola superiore avviene secondo una dimensione complessiva lasciata alla maturità, alla capacità di dialogo del consiglio di classe di quella terza. Se vogliamo dire così, quella dello scrutinio di terza media è una valutazione che io chiamerei di sintesi, cioè è una sintesi di una serie di elementi che si codificano in un voto finale.
Passando l'esame di secondo ciclo brevemente, in questo caso quell'esame che noi conoscevamo, che aveva ispirato dei film come La notte prima degli esami, non c'è più, non c'è proprio più quest'anno almeno, e c'è solo più, come sapete, una sperimentazione, la definirei, di un momento conclusivo colloquiale. E, diciamo che l'auspicio sarebbe stato che il colloquio d'esame di secondo ciclo di quest'anno ricalcasse semplicemente l'ultimo modello di esame, che nel colloquio prevedeva un dialogo di tipo multidisciplinare o interdisciplinare a partire da un argomento scelto dalla commissione, una presentazione dell'alternanza scuola-lavoro e un dialogo sui temi della cittadinanza. Quest'anno, diciamo un po' audacemente, secondo me, il Ministero ha aggiunto altri due momenti, che sono la presentazione di un elaborato che ha come oggetto un argomento delle materie di indirizzo e una discussione su un breve testo letterario. Queste due parti aggiuntive di fatto un po' complicano questo che non è più semplicemente un colloquio, ma è un colloquio nel quale vengono portate dentro in maniera diversa due prove scritte che non ci sono più, cioè la prova scritta di materia di indirizzo e la prova scritta di italiano, che vengono trasformate in questi due nuovi elementi che ho appena descritto. Quindi è un esame che si auspicava rimanesse a questo punto un vero e proprio e semplice colloquio modulato come l'anno scorso, in realtà si è un po' complicato con queste due nuove parti. Ora, io direi che se la valutazione in generale, come prima ho detto, ha un valore certificativo, se la valutazione dello scrutinio di terza media ha un valore, diciamo, di sintesi, l'esame di quinta superiore a questo punto assume più una colorazione attestativa, cioè direi che è un esame che ha un valore attestativo, cioè attesta al termine dei 5 anni attraverso un colloquio, devo dire un po' complesso, tant'è che il Ministero si è premurato di scrivere che nell'ordinanza esso duri indicativamente 60 minuti, e 60 minuti non è neanche la durata di un esame tra i più difficili di una università, quindi vuol dire che è dato un peso forte a questo colloquio. Ecco, noi avremmo sperato forse in un colloquio, diciamo, attestativo, ma un po' più semplice, stante anche le situazioni di criticità di questo periodo della scuola. Tant'è, quindi, l'interpretazione che offro sullo sguardo all'esame di Stato è appunto di questo tipo. Concludo dicendo che le tre ordinanze hanno una caratteristica nuova, e cioè che contro le, credo, 40-50 pagine delle vecchie ordinanze, che ricorderete soprattutto nel secondo ciclo erano molto prescrittive di passaggi, di tempi, di modalità, di verbalizzazioni, di date, di numeri, di percentuali. Ricorderete che anche solo per votare un voto finale si poteva procedere a 2 o 3 votazioni successive, di cui poi il Presidente avrebbe dovuto fare la media, insomma una complicazione. Queste ordinanze, compresa quella di secondo ciclo, sono decisamente più snelle, più così, quasi dialogiche, e lasciano molte maglie aperte, molte maglie larghe, nelle quali occorre da un lato fare riferimento a eventualmente altre normative vigenti che indicano delle strade, dall'altro canto occorre anche esercitare, secondo me, in maniera responsabile e piena anche l'autonomia decisionale, soprattutto dei collegi docenti, che laddove le ordinanze lasciano spazi, come dire, di manovra, non dico interpretativi, ma di autonomia, il collegio è opportuno che deliberino oggettivamente i propri criteri, i propri adempimenti, i propri passaggi, in modo che almeno la condotta di tutti i consigli di classe di quella scuola siano fortemente omogenee. Allora, noi abbiamo chiesto a 2 relatori che adesso vi presento di oppure appunto offrirci in termini operativi delle chiavi interpretative e delle ipotesi di attuazione di queste 3 ordinanze, in particolare di quelle sui 2 esami di Stato.
Abbiamo chiesto a loro di esercitare questa loro presentazione offrendoci degli strumenti tecnici che quindi possono aiutarvi per paragonare quelli che voi avete prodotto con le vostre scuole, ma di utilizzare due criteri. Il rispetto delle ordinanze, questo ci è dovuto come persone di scuola, sia statale che paritarie, e secondo, fin dove appunto l'esercizio dell'autonomia della singola scuola può essere operata nell'attuazione di queste ordinanze. Aggiungo anche che proprio ieri la dottoressa Palermo, che è appunto direttore di uno degli uffici del Ministero, ha inviato a tutte le scuole un'ultima nota dove alcuni dubbi interpretativi che esistevano ancora nelle scuole sulle altre ordinanze sono stati definitivamente chiariti, quindi vi rimando alla nota del 28 maggio per eventuali criticità. Al termine del nostro incontro potremo ovviamente porre domande e eventualmente aspetti critici. Se siamo in grado di rispondere con chiarezza, altrimenti eventualmente potrete scrivere agli indirizzi dove vi siete prenotati e cercheremo in qualche modo di darvi risposta nei prossimi giorni. Do la parola quindi alla professoressa Maddalena Cassinari, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Paccini di Sovico, Monza Brianza, a cui abbiamo dato proprio questo titolo, Valutazioni finali ed espletamento, questa è la parola, dell'esame di Stato nel primo ciclo, non più svolgimento, ma espletamento. Grazie Maddalena, a te la parola. Bene, condivido il mio schermo con la presentazione del mio lavoro. Mi sentite? Sentiamo molto bene, grazie. Se puoi mettere in modalità presentazione. Aspetta un attimo perché c'è la barra qua sopra. Ok, perfetto, perfetto. Va bene così? Va bene? Va molto bene, grazie. Allora, buongiorno, mi chiamo Maddalena Cassinari e sono dirigente scolastico di una provincia di Brianza. Questo webinar ha un titolo che è veramente accattivante, tra il dire e fare, come ha detto prima il presidente Ezio Delfino, il dire delle ordinanze e il fare che compete a noi docenti per dare attuazione a queste ordinanze. Quello che vi presento oggi è il percorso che abbiamo fatto all'interno della nostra scuola, in particolare della scuola secondaria di primo grado, in vista degli esami del primo ciclo, dove abbiamo adottato, come vedete dal sottotitolo, due libere deviazioni dal percorso. Intanto eravamo abituati a questo tipo di quadro normativo. I ragazzi sostenevano le prove invalsi, si arrivava allo scrutinio finale dell'anno scolastico con il voto d'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, in cui i ragazzi sostenevano delle prove scritte e un colloquio orale. Ora tutto questo non c'è più. Di fatto l'esame di primo ciclo, come dice l'ordinanza, coincide con la valutazione finale del consiglio di classe che tiene conto della valutazione finale, quindi della scheda di valutazione finale dello studente. Il tutto converge verso una valutazione, un voto che viene riportata sul diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ecco, quindi che cosa occorre tenere presente per arrivare a questa valutazione finale? Occorre tenere presente tutta una trafila di valutazioni che vanno dall'attività didattica in presenza a distanza, quindi la valutazione di questo anno scolastico che si sostanzia con la valutazione delle discipline, la valutazione del comportamento, la valutazione dell'elaborato che viene consegnato alla scuola ed esposto oralmente al consiglio di classe, la valutazione del percorso triennale che per esempio, l'ufficio scolastico di Regione Lombardia sembra suggerisca di tener conto della valutazione della prima e della seconda annualità della scuola secondaria, perché il percorso del terzo anno di fatto è già valutato nella valutazione dell'attività didattica in presenza a distanza del 19-20. Il tutto giunge a questa valutazione finale. Non dobbiamo dimenticarci che l'alunno è il soggetto di questa valutazione. Detto ciò, noi come scuola, rispetto a questa presunta linearità della valutazione, ci siamo presi due libertà.
come ho detto prima, due libere deviazioni dal percorso. La prima rispetto al lavoro dei ragazzi e la seconda rispetto al lavoro dei docenti. Adesso, da dove è partito questo lavoro nella scuola? È partito dalla data del 4 di maggio. Eravamo appunto agli inizi del mese di maggio e avevamo aperte due domande e delle attenzioni che ci sembrava necessario rispettare. Straordinario, si può agire in modo del tutto ordinario? È una domanda retorica e la risposta ce l'abbiamo già. Non si può agire in modo ordinario quando le situazioni sono straordinarie. La seconda domanda riguardava il tempo, la tempistica. Arrivare a metà maggio per dare indicazioni agli studenti è rispettoso nei loro confronti? Ovviamente no. Per cui a questo punto comincio a presentarvi il passaggio di deviazione che abbiamo fatto rispetto al percorso degli studenti. Come scuola ci siamo mossi prendendo una strada alternativa, per cui abbiamo deciso collegialmente, un po' fuori dal coro, di decidere, uno, di valorizzare, cioè di scegliere a che cosa bisognasse dare valore. Abbiamo deciso di programmare per i ragazzi un itinerario, cioè ci siamo soffermati a pensare, abbiamo fatto una riflessione e abbiamo detto che itinerario facciamo fare ai nostri ragazzi di terza media. Terzo passaggio, dobbiamo comunicare quello che stiamo scegliendo di fare, come e a chi. Quindi, primo passaggio, a che cosa dare valore in questo strano tempo? Ovviamente ci interessava dare valore ed evidenziare il percorso svolto dai ragazzi all'interno della scuola secondaria. Ci interessava che non subissero il momento conclusivo dell'anno scolastico, che per i ragazzi è una tappa importante, perché è quella che li proietta con tante aspettative, tante speranze nel mondo della scuola superiore. Ma ci interessava ancora di più che i ragazzi fossero protagonisti e protagonisti soddisfatti del loro lavoro e del loro aver frequentato una scuola secondaria di primo grado. Insomma, che in qualche modo potessero dire la loro, che dimostrassero la maturazione della loro identità personale, la capacità di guardare la realtà, perché è guardare la realtà ciò che desta e matura la coscienza. Che manifestassero la loro capacità di riflettere sull'esperienza e quindi di porre un giudizio su quello che stavano vivendo. Con un elaborato, semplicemente consegnato a scuola e magari nemmeno discusso, avremmo potuto verificare, cioè inverare tutto questo che ci stava a cuore, tutto quello che ci interessava far emergere, far venire a galla. Per questo motivo abbiamo pensato di programmare un itinerario, un piano di lavoro che fosse finalizzato ad accompagnare i ragazzi verso l'elaborato finale. Come prima decisione abbiamo pensato di riposizionare la didattica a distanza. Eravamo a ridosso del 7-8 maggio e abbiamo perciò deciso che dall'8 maggio i docenti non avrebbero più introdotto argomenti nuovi nella didattica a distanza. Avrebbero semplicemente completato le verifiche, concluso le interrogazioni già programmate. Per prendere questa decisione abbiamo avuto un confronto collegiale nel quale abbiamo verificato se nelle diverse materie ci fossero degli argomenti irrinunciabili che non erano stati accostati o svolti, così pure come abbiamo verificato se i docenti avessero già acquisito delle valutazioni già inserite anche nel registro elettronico. Assodati questi due aspetti, abbiamo deciso che la didattica a distanza, intesa come insegnamento e conclusione della programmazione, non ci interessava più. E dall'8 maggio ho avuto inizio appunto questo percorso di riflessione personale che abbiamo proposto ai ragazzi. Un percorso che è stato calibrato in tre passaggi, in tre step. Un primo momento di riflessione sulla didattica a distanza, un secondo momento di riflessione sulle esperienze di cittadinanza, per arrivare poi al terzo step, quello dell'elaborato finale. Ora, in tutti questi tre passaggi noi abbiamo dato ai ragazzi una scaletta.
scritta in cui abbiamo detto quale fosse la data di consegna. Per esempio, la riflessione sulla didattica a distanza ha avuto come abbiamo assegnato una traccia, delle indicazioni pratiche molto precise, numero di cartelle, dimensioni del format, interlinea, eccetera, e abbiamo assegnato delle domande guida che i ragazzi potevano usare semplicemente per dare la risposta oppure potevano utilizzare come focus per articolare in modo più personale il proprio elaborato. Anche per quanto riguarda la riflessione sulle esperienze di cittadinanza, è stato proprio il tentativo di fare in modo che i ragazzi portassero attenzione alle diverse esperienze formative che la scuola aveva proposto loro nel triennio. Abbiamo dato una traccia, indicazioni pratiche, anche qui abbiamo dato delle domande guida che i ragazzi potevano considerare semplicemente come binario di risposta oppure come modalità per articolare al meglio il proprio elaborato, con scadenza 20 maggio. Vi devo dire che io ho letto gli elaborati dei 100 ragazzi di terza media della mia scuola, sia per quanto riguarda la didattica a distanza, sia per quanto riguarda le esperienze di cittadinanza. I ragazzi li hanno caricati in un drive, li ho letti ed ho avuto delle piacevoli sorprese positive. Vi faccio solo un esempio. Una ragazzina di terza media adottata sta predisponendo il proprio elaborato sulla ricerca dell'identità personale e in questa occasione ha deciso di scrivere una lettera alla sua madre biologica, dimostrando una maturità ed una, come si può dire, chiarezza di lettura della propria esperienza che mai mi sarei immaginata da una ragazza di 14 anni. Per cui veramente delle piacevoli sorprese. Anche per l'elaborato finale abbiamo dato una scadenza. Tenete presente che qui noi ragionavamo ed eravamo attorno all'8 di maggio, allora ancora si ventilava l'ipotesi che l'elaborato finale venisse presentato oralmente al consiglio di classe entro il termine delle lezioni, vale a dire entro l'8 giugno. Per cui come scadenza avevamo assegnato il 30 di maggio e anche qui avevamo messo tutta la scaletta, con il tuo elaborato deve avere un'introduzione, la mappa ragionata, parole chiave, argomento scelto, via via via, fino ad arrivare alla sitografia e alla bibliografia. Quando con l'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, la 9 del 16 maggio, è stata procrastinata la data di presentazione dell'elaborato orale entro il termine degli scrutini e comunque entro il 30 giugno, noi non abbiamo modificato la data del 30 maggio, l'abbiamo mantenuta. I ragazzi della scuola consegnano il loro elaborato entro domani. Questo per due motivi sostanziali. Il primo perché stiamo veramente accompagnando questi ragazzi e li stiamo accompagnando e stiamo attenti al loro modo di lavorare su se stessi, di leggere la loro esperienza, di esprimere le loro opinioni. E ci interessa quindi, per esempio, nella settimana dall'1 all'8 giugno, dal 3 all'8 giugno, fare in modo che i ragazzi facciano una prova di esposizione orale del loro elaborato con i loro docenti, magari col loro docente tutor che in questo periodo li sta affiancando in modo più preciso. Docente che può eventualmente sottolineare quali passaggi vadano espressi meglio oppure quali aspetti marginali non abbiano necessità di tanto tempo di spiegazione, che venga commisurata la durata dell'esposizione orale. Ma al di là di questi aspetti, diciamo così, più contenutistici dell'elaborato, ci interessa anche l'aspetto tecnico. Allora, Sovico è un paese in cui la connessione internet non è sempre così favorevole, E ci interessa perciò che i ragazzi possano fare una prova anche dal punto di vista tecnico di presentazione del loro elaborato, perché potrebbe esserci, che ne so, la connessione che non funziona bene, il PC che in quel momento non rispetta tanto bene, non so, il microfono che gracchia, tutti questi aspetti che se
capitassero queste evenienze durante l'esposizione orale dell'elaborato, potrebbero mandare in ansia l'alunno, piuttosto che i genitori potrebbero dire: ah, ma non è riuscito ad esprimere bene quello che voleva perché c'era un problema tecnico, eccetera, eccetera. Per cui noi abbiamo deciso di mantenere comunque come data il 30 maggio per dare l'opportunità ai ragazzi nella prima settimana di giugno di fare una prova di contenuto e una prova tecnica. A questo punto abbiamo l'aspetto del comunicare. La scaletta che abbiamo fatto era valorizzare, pensare, programmare l'itinerario per i ragazzi, comunicare come e a chi. E allora all'8 maggio io come dirigente scolastico ho scritto una lettera ai ragazzi utilizzando la loro mail all'interno del dominio della scuola, in cui ho indicato le motivazioni di questo percorso e ho indicato quali step avevamo loro proposto, esattamente scalettati come più o meno vi ho mostrato prima. Accanto a questa lettera che ho inviato ai ragazzi, ho scritto una lettera anche ai genitori. Ai genitori ho ribadito quali fossero le motivazioni di questo percorso, ho detto loro che sarebbe stata rimodulata la didattica a distanza proprio per poter accompagnare i ragazzi al meglio all'elaborato finale. Ho motivato gli step proposti per accompagnare i ragazzi e ai genitori ho anche comunicato quali fossero i criteri di valutazione delle diverse riflessioni assegnate. Nel senso che queste riflessioni, quella sulla didattica a distanza, quella sulle attività di cittadinanza svolte come esperienza all'interno del percorso della scuola, rispondono alla capacità di riflettere che hanno i ragazzi, di riflettere sulla propria esperienza, di risolvere problemi, di manifestare il proprio spirito critico e riflessivo, tutte dimensioni che non saremmo riusciti a valorizzare all'interno dell'elaborato finale. Tra l'altro, dico per inciso, il nostro piano di miglioramento per il triennio 19-22 riguardava e riguarda l'argomentazione, per cui abbiamo proprio voluto fare in modo che i ragazzi potessero argomentare rispetto a situazioni che stavano vivendo o che avevano vissuto personalmente. Come ho detto prima, un elaborato poteva anche essere stato scaricato da internet, così come era, consegnato a scuola e nemmeno esposto oralmente, ma questa cosa non ci interessava. Adesso andiamo sul lato dei docenti. Torniamo perciò a questa slide della linearità della valutazione che ci permette di arrivare alla valutazione finale. I docenti sono davvero attori responsabili di questa valutazione e prevedere la valutazione finale che tenga conto di tutto questo percorso, attività didattiche in presenza a distanza di questo anno scolastico, con valutazione delle discipline del comportamento, la valutazione dell'elaborato, del percorso triennale, benché soltanto della prima e della seconda annualità, il voto finale, io mi immaginavo il tutto alla fine di giugno, quindi intorno al 26, 27, 28 di giugno, con la stagione estiva già inoltrata, con docenti che erano stati collegati in Meet, in call conference per lungo tempo ad ascoltare gli elaborati dei ragazzi, avere magari di fronte anche uno scrutinio finale di una durata interminabile, perché credo che tenere insieme tutte queste valutazioni non bastino 2 ore di tempo o 2 ore e mezza di tempo, non bastano assolutamente. Ed allora abbiamo deciso anche qui di muoverci ipotizzando un iter più disteso per il lavoro dei docenti, tenendo presente soprattutto 2 difficoltà. La prima, quella di elaborare, di contemperare tutte le valutazioni richieste all'interno dello scrutinio finale, come vi ho appena detto. La seconda, la difficoltà del tenere sotto controllo a distanza la regolarità di tutte le procedure valutative e di tutti gli atti connessi in un limitato spazio di tempo. Ed allora ecco la nostra proposta, che abbiamo condiviso collegialmente, è stata quella di articolare il percorso valutativo da parte dei docenti in 3 fasi. La prima fase è quella di operazioni valutative preliminari, l'abbiamo chiamata così, la seconda fase è quella dell'elaborato vero e proprio, la terza fase è quella dello scrutinio finale. In queste 3 fasi ci sono delle azioni da mettere in atto. Allora, per esempio, per lo scrutinio, che cosa ho chiesto di approntare ai miei docenti? Di approntare la relazione del consiglio di classe,
che viene redatta dal coordinatore di classe, raccogliendo le relazioni di disciplina e sottotempi, di approntare la valutazione delle discipline dell'anno scolastico 19-20, la valutazione del comportamento, la valutazione del progetto finale o quantomeno degli anni scolastici 17-18, 18-19. Quindi in questa fase di prescrutinio ho chiesto ai docenti di procedere a tutte queste, l'ho chiamata prescrutinio o operazioni valutative preliminari, noi li facciamo entro l'8 giugno, in particolare sono il 6 e l'8 giugno le date di prescrutinio delle classi terze. Ho chiesto di approntare queste valutazioni con l'accortezza che le valutazioni del comportamento delle singole discipline qui vengono concordate, ma saranno riportate nel verbale dello scrutinio finale e nelle schede di valutazione con la data dello scrutinio finale. Da predisporre, ogni docente predispone la propria relazione di disciplina, dichiarando altresì il proprio piano integrativo delle attività, degli apprendimenti che non è riuscito a svolgere. So che non serve per la classe terza media, i cui ragazzi poi proseguono nella scuola superiore, ma serve a me scuola avere dichiarato dal docente sotto la sua responsabilità quali argomenti, percorsi, processi, competenze non sia riuscito a sviluppare e far acquisire ai ragazzi all'interno di questo percorso. Per cui anche ai docenti di classe terza io ho chiesto di compilare il PIA. E per ogni alunno predisponiamo un prospetto riepilogativo, che è questo che vi mostro molto velocemente, in cui alla colonna degli alunni sono affiancate delle colonne nelle quali vengono inserite, e qua siamo nella fase di prescrutinio delle operazioni preliminari, le valutazioni per l'anno scolastico 19-20 che, come vi ho detto prima, sommano, raggruppano la valutazione delle discipline e la valutazione del comportamento. Ecco, qui faccio una precisazione, la valutazione del comportamento che noi come scuola abbiamo rimodulato alla luce della didattica a distanza, ci siamo accorti che è andata a centrare peculiarmente 4 competenze di cittadinanza, quelle della raccomandazione europea, che sono la competenza personale e sociale, l'imparare e imparare, la capacità imprenditoriale e la capacità di espressione culturale. Per cui per noi la valutazione di questo anno 19-20 è sostanziata dalle competenze disciplinari da un lato e dalle competenze di cittadinanza dall'altro, che sono quelle che vi ho appena detto. Abbiamo poi il percorso nella scuola secondaria con la valutazione del primo e del secondo anno che ricaviamo dal registro elettronico, e in questo prospetto riepilogativo abbiamo le altre 2 colonne nelle quali andremo ad inserire nelle successive fasi il voto dell'elaborato e il voto finale. Siamo perciò al voto alla fase 2, che è la fase dell'elaborato. Che cosa tiene dentro questa fase? 1. La consegna dell'elaborato da parte dell'alunno. Come vi ho detto, noi l'abbiamo predisposta entro il 30 di maggio. Dal 30 di maggio in poi i ragazzi ancora possono rifinire, aggiustare, mettere a posto, precisare alcuni aspetti, ma sostanzialmente l'elaborato è consegnato. Abbiamo poi il momento della presa visione dell'elaborato da parte dei docenti, che possono prenderne visione entro la data di presentazione orale calendarizzata per quell'alunno. C'è la presentazione, l'esposizione orale dell'elaborato da parte dell'alunno secondo il calendario e la valutazione secondo la griglia che abbiamo stabilito collegialmente. Anche qui per la fase dell'elaborato, che cosa dobbiamo predisporre? Semplicemente il calendario degli orali e la comunicazione ai candidati, indicando giorno, ora, ma anche la durata, il tempo che è loro concesso per l'esposizione orale. E noi come collegio docenti abbiamo deciso di convocare 2 alunni allo stesso orario, non tanto perché sia necessario avere dei testimoni, come era d'abitudine per l'esame orale di terza media per i ragazzi, quanto perché se ci fossero problemi tecnici, scusate, per non perdere tempo, abbiamo la possibilità di far cominciare la presentazione dell'elaborato al secondo candidato e poi recuperare quello che ha incontrato delle difficoltà. Ci stiamo ponendo, nota bene, avete visto qui che c'è scritto per la valutazione dell'elaborato se sia necessario predisporre un diverso MIT.
oppure se è sufficiente che chi ha aperto la call, possa espellere il ragazzo che ha appena presentato il proprio elaborato. Dobbiamo risolvere questo problema. Abbiamo adottato una griglia di valutazione dell'elaborato come condivisa come collegio docenti che abbiamo preparato per ogni alunno, condivisa in un drive, in modo che anche a distanza i docenti possano valutare l'elaborato presentato dal ragazzo. Devo fare una precisazione: tutte le griglie che abbiamo predisposto come scuola, sia quella di valutazione delle discipline, sia quella di valutazione del comportamento, che come vi ho detto riguarda le competenze di cittadinanza, sia questa per la valutazione dell'elaborato e anche quella per un eventuale giudizio finale, che poi vi spiegherò per quale motivo, tutte queste nostre griglie sono strutturate in modo da prevedere delle competenze, degli indicatori, dei descrittori suddivisi in quattro livelli, che sono il livello avanzato, il livello intermedio, quello di base e quello iniziale, e dei corrispondenti voti, in modo che se sono necessari dei descrittori, degli descrittivi, li abbiamo. Se sono necessari dei livelli, li abbiamo. Se sono necessari dei voti, li abbiamo. Cioè, in modo che le griglie siano duttili, flessibili, corrispondenti, da un lato a leggere la realtà della situazione, dall'altro a formalizzare, seconda di quello che viene richiesto. Perché ho appena sentito dire che la scuola primaria, per esempio, dovrà predisporre un giudizio e non un voto. Ma già, poi chiedo a Delfino se già da questo anno scolastico o se non dal successivo. In questa fase, come precedentemente, utilizzeremo il nostro prospetto riepilogativo e potremo ammettere il voto dell'elaborato. Arriviamo perciò alla fase finale, alla terza fase, quella dello scrutinio finale, nella quale occorre tenere insieme, per giungere alla valutazione finale, di tutte le valutazioni che però noi abbiamo già messo a punto, per cui la valutazione dell'anno scolastico, sia come discipline, sia come comportamento, l'abbiamo già messa a punto nella fase 1, quella delle operazioni preliminari. La valutazione del percorso, virgolette, triennale dello studente, cioè del primo e del secondo anno, l'abbiamo già messa a posto anche quella nella fase 1 delle operazioni preliminari. La valutazione dell'elaborato nella fase 2 l'abbiamo messa a punto secondo la griglia condivisa col collegio docenti, per cui arrivati a questo punto allo scrutinio finale si tratta di attribuire il voto finale e di compilare la certificazione delle competenze, anche in base alle competenze che potrebbero essere emerse attraverso l'elaborato che il ragazzo ha presentato, che ha prodotto. I ragazzi ci riservano sempre tante sorprese, per cui a questo punto dobbiamo semplicemente redigere le parti in grassetto, cioè l'attribuzione del voto finale e il certificato delle competenze, oltre ai tabelloni e al verbale conclusivo dello scrutinio. Anche in questa fase potremo utilizzare il nostro prospetto riepilogativo che avevamo già preparato nella fase 1 e 2, completando la colonna, quella del voto finale. C'è il problema, tra virgolette, del come acquisire le firme sugli atti, se è sufficiente che il dirigente scolastico certifichi. Ecco, rispetto a quella nota che è stata emessa ieri a firma di Maria Assunta Palermo e la nota 8464 di chiarimenti rispetto alle ordinanze, si dice che relativamente alla firma degli atti, nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti, eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere, utilizzando la condivisione dello schermo e l'acquisizione del consenso con chiamata nominale. In ogni caso, chiude questa comunicazione, il dirigente scolastico potrà procedere a firmare con firma elettronica o con firma autografa a nome del consiglio di classe, della sottocommissione o commissione o dei docenti connessi in remoto. Quindi il problema delle firme
non si pone perché il dirigente scolastico certifica la regolarità degli atti. Vi ringrazio per avermi ascoltato e sono a disposizione per i vari chiarimenti. Grazie, perché in qualche modo semplificazione di questo fine anno di esame di Stato che tu hai documentato nelle sue procedure, oggettiva dei passaggi che devono rimanere nella loro natura semplici e coerenti nelle finalità e anche facilmente interpretabili da chi gestisce queste varie fasi. Nello stesso tempo il tuo esempio ottempera anche al principio appunto di correttezza formale nei passaggi valutativi. Appunto ricordo a tutti che ieri è uscita questa nota della dottoressa Palumbo, la ripeto, numero 8464 del 28 maggio, che risponde ad alcune diciamo interpretazioni non chiare delle ordinanze in vigore, a cui vi rimandiamo per qualche dubbio interpretativo. Grazie, darei la parola allora adesso a Emanuele Contu, che è dirigente scolastico all'Istituto Superiore Puecher Olivetti di Rho, in provincia di Milano. E il professor Contu ha un passato professionale anche come dirigente tecnico, ispettore regionale, e quindi con questa, come dire, anche doppia competenza o competenze integrate, oltre che, come dire, anche una collaborazione anche agli uffici del Ministero proprio nella redazione dei documenti che spesso noi poi dobbiamo applicare, al quale appunto chiedo di darci una chiave interpretativa anche degli esempi attuativi, in particolare delle valutazioni dell'ordinanza sulle valutazioni del secondo ciclo e sull'esame di Stato nel secondo ciclo, che, come ho già detto prima, non è stato appunto abolito, è stato dimensionato secondo i principi che conosciamo. Prego Emanuele, grazie della tua collaborazione. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. Chiedo se si sente bene la mia voce, vedo dei teste che annuiscono, quindi spero si sente molto bene, grazie, puoi procedere. Ok, bene. In questa fase ci siamo dotati tutti di tecnologie, quindi ho un bellissimo microfono USB che dovrebbe permettermi di esibire una voce da disc jockey radiofonico, insomma. No, ringrazio Diesel, ringrazio Ezio Delfino per l'invito molto, molto, molto gradito a questo momento di scambio, di confronto. Saluto tutti i presenti, saluto Maddalena Cassinari, con cui tra l'altro abbiamo condiviso un bellissimo percorso di formazione, quindi da allora capita di sentirsi e di aiutarsi a vicenda, anzi più spesso è Maddalena che aiuta me che non il contrario, devo dire la verità. Allora, io intanto provo a condividere le poche slide che ho preparato per tenere un attimino traccia della riflessione che volevo proporvi. Vediamo se parto. Ok, dovreste averle a schermo. In apertura riprendo giusto alcuni concetti che sono stati già toccati da Ezio Delfino nella sua relazione introduttiva rispetto, diciamo, all'impostazione complessiva di questi documenti. Ezio appunto riportava questa impressione di una tendenza a un'asciugatura delle ordinanze e una ricerca magari anche di così maggiore chiarezza, maggiore precisione nel linguaggio. È qualcosa che effettivamente è stato cercato, è stato voluto in maniera molto esplicita dal capo dipartimento Bruschi. Quando si è iniziato a mettere mano in particolare all'ordinanza per gli esami di Stato secondo ciclo, parliamo di fine gennaio, il punto di partenza è stato esattamente quello, cioè di dire
queste ordinanze sono state riproposte negli anni un po' con una logica per aggiunta, no? Per cui di volta in volta si presentavano nuove questioni, nuovi elementi particolari, quindi si aggiungeva, però a furia di aggiungere, di fatto si stavano producendo di anno in anno dei documenti poco funzionali, tutto sommato, che magari contenevano molti elementi di dettaglio che più funzionalmente potevano essere lasciati all'operatività delle singole istituzioni scolastiche. E tra l'altro anche l'ordinanza era diventata piuttosto disorganica anche dal punto di vista dell'articolazione, quindi della sequenza degli articoli, per cui non c'era una conseguenzialità logica nell'ordine in cui erano proposti diversi articoli. Quando ai primi di marzo l'ordinanza esami di Stato secondo ciclo era pronta per andare alla firma della ministra, effettivamente era decisamente snellita rispetto a quelle degli anni precedenti. Poi ovviamente tutto si è bloccato perché si è iniziato a capire che probabilmente ci saremmo trovati in una situazione di dover rimodulare tra le tante cose anche gli esami di Stato, e quindi gli uffici del Ministero si sono occupati dell'emergenza, come hanno dovuto fare le scuole, e si è rimesso mano all'ordinanza per l'esame di Stato secondo ciclo più avanti, però mantenendo un pochettino questi punti fermi, appunto, di asciugatura, ricerca di una chiarezza linguistica e tentativo di prestare attenzione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, che è un esercizio sempre complicato, anche non soltanto per le scuole, ma anche per l'amministrazione, nel senso che si tratta davvero di trovare il giusto punto di equilibrio tra una normativa che sia sufficientemente a maglie larghe per consentire alle scuole di esercitare appieno la propria autonomia, ma allo stesso tempo che non diventi, perdonatemi il termine, una forma di scaricabarile, per cui se ci sono questi problemi qui non sono affari dell'amministrazione, se li devono risolvere le scuole. La ricerca di questo equilibrio, io devo dire che in tutti i documenti di cui stiamo parlando oggi, secondo me c'è stata, poi in parte magari si è raggiunta, in parte ci si può migliorare, ma io credo che la direzione in cui ci si è mossi è stata una direzione, a mio avviso, opportuna. Entriamo un pochettino, diciamo, nel merito però appunto della valutazione e dell'esame di Stato secondo ciclo. Se non altro col secondo ciclo non c'è stato questo balletto esame sì, esame no e via dicendo. In realtà il balletto, detto tra noi, è stato molto problematico anche sul primo ciclo, perché di per sé l'esame di Stato è prescritto in Costituzione nel passaggio da un ciclo di studi all'altro, quindi non si poteva eliminare, come aveva fatto il DL 22, l'esame di Stato primo ciclo, tant'è vero che poi nell'ordinanza sul primo ciclo la formulazione è molto, direi un po' volutamente ambigua, no? Nel dire appunto che l'esame viene sostituito dalla valutazione finale, ma è come se ci fosse, tra virgolette. Sul secondo ciclo non c'è mai stato questo dubbio, cioè fin dall'inizio è stato chiaro che una forma di esame si sarebbe dovuto mettere in campo, ma era evidente che era necessario progettare un esame che potesse, se necessario, essere svolto anche a distanza. E questo ha portato ovviamente a escludere le prove scritte dal progetto dell'esame di Stato secondo ciclo per quest'anno, perché un colloquio orale si può sostenere in maniera sufficientemente funzionale anche a distanza, una prova scritta evidentemente presenta ben altri tipi di problematiche che non potevano essere probabilmente risolte. Ad aggiungere complessità alla questione, l'indicazione politica in questo caso, quindi non dell'amministrazione, ma appunto di quanti hanno la responsabilità di indirizzo del Ministero, era che però questa prova orale in qualche modo dovesse andare a recuperare
mancato espletamento delle due prove scritte, quindi della prova italiana e della prova sulle discipline di indirizzo. E da qui appunto questa strutturazione sicuramente molto complicata del colloquio orale prevista appunto dall'articolo 17, quindi come già veniva detto, no, l'aggiunta della discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo e la discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, che sono le due parti che sono state aggiunte rispetto alla strutturazione del colloquio d'esame prevista dal decreto legislativo 62, quindi la parte relativa all'analisi dei materiali, quelli famosi che l'anno scorso erano affidati alle buste e al sorteggio, che quest'anno per fortuna saranno invece affidati individualmente al singolo studente, l'esposizione relativa all'esperienza di PCTO e l'accertamento delle competenze relative a cittadinanza e costituzione. Si è quindi appunto arrivati a questa costruzione probabilmente un pochino barocca nella sua applicabilità, mi viene da dire, soprattutto perché è stato scelto, a mio avviso opportunamente, di dare un'indicazione di massima, chiaramente non può essere un'indicazione strettamente vincolante rispetto alla durata del colloquio, no? E questa durata di 60 minuti però significa che anche a fare una banalissima operazione aritmetica noi abbiamo 5 questioni da affrontare in 60 minuti, vuol dire 12 minuti a questione. Ok, qualcuno la farai durare 15 minuti, qualcun altro la vuoi farla durare 8-9 minuti. Capite che è molto complicato immaginare effettivamente di relazionare, ad esempio, su un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in 8-9 minuti. Io dirigo un istituto professionale nel quale chiaramente queste esperienze hanno una rilevanza enorme, e immaginare di comprimerla in così pochi minuti è un elemento problematico. Allo stesso modo, se pensiamo appunto anche all'analisi, alla discussione su un breve testo studiato in italiano, anche qui immaginare che si possa sviluppare un minimo di riflessione e di colloquio, appunto di discussione su un testo letterario in 10-12 minuti è oggettivamente un elemento problematico. Allora, io vedrete che ho provato a mettere alcuni post-it perché sono questioni alle quali dobbiamo, secondo me, prestare grande attenzione nel provare a immaginare come progettare, strutturare con un po' di buon senso questo colloquio. Il primo promemoria è questo: c'è un fattore tempo molto complesso che andrà gestito con grande attenzione, grande delicatezza. Secondo tema, le due foto che vedete sono due foto prese dai due angoli opposti di una aula del mio istituto già predisposta per il colloquio d'esame, che, come tutti sapete, dovrà sottostare a una serie di vincoli per la sicurezza sanitaria dettati dal documento del Comitato Tecnico Scientifico, che è stato recepito dall'intesa tra Ministero e organizzazioni sindacali e che deve essere oggetto di declinazione specifica in ogni istituto e anche appunto con l'attivazione, tra l'altro, del tavolo con l'RSU, quindi ad aggiungere complessità alla complessità. Perché vi ho messo questa fotografia? Perché oggi, in vista di questo webinar, una delle questioni su cui sentivo il bisogno io per primo di riflettere è proprio la questione relativa al setting, perché, come ben sappiamo, lo spazio didattico è uno degli elementi determinanti di qualunque esperienza formativa e didattica, incluse le esperienze di valutazione o di esami finali come quelli di cui stiamo parlando quest'oggi. Allora, se voi osservate per esempio la fotografia in alto a sinistra, vedete sulla sinistra
abbastanza ravvicinato alla postazione in cui dovrà collocarsi il candidato. Vedete distanziati di 2 metri ciascuno le 7 postazioni, no, per i 6 commissari e per il presidente. Non vedete, perché è il punto da cui ho scattato la fotografia, l'ottava postazione, che è quella destinata, quando ne è richiesta la presenza, all'insegnante di sostegno, e vedete soltanto nella fotografia invece in basso a destra, davanti a questo armadio a muro con le porte grigie, un'ulteriore sedia, che è la sedia per l'accompagnatore, perché, come sapete, il protocollo di sicurezza prevede la possibilità della presenza di un accompagnatore per candidato, e anche l'accompagnatore deve avere un suo posto nell'aula, e posto che garantisca la distanza di 2 metri dai commissari d'esame. Allora, io credo che nel pensare come sarà questo colloquio non potremo non tenere conto di questo fattore, cioè del fattore distanza, ma anche su un piano molto molto pratico. Pensiamo a quegli studenti un pochino più timidi, perché ci sono anche nella secondaria di secondo grado, che a maggior ragione intimiditi magari dalla prova d'esame, fanno fatica a tenere un tono di voce sufficientemente alto. Saranno elementi che andranno a rendere più faticoso lo svolgimento del colloquio. Pensiamo anche a delle questioni molto molto pratiche, ad esempio quando allo studente, al candidato, dovrà essere sottoposto il testo di italiano, oppure il materiale che doveva essere di avvio del colloquio nella versione ordinaria dell'esame di Stato, a norma rigida di protocollo dovremo chiedere al candidato di alzarsi dal suo posto, arretrare di un paio di metri e permettere al presidente o un altro commissario di portargli i materiali al tavolino e lasciarli sul tavolino. Cioè, ci stiamo scontrando inevitabilmente, e sappiamo che sarà così anche a settembre, con una serie di questioni molto materiali che hanno però un'incidenza forte sullo svolgimento di attività assolutamente di tipo didattico. Quindi da qui il secondo promemoria, cioè dobbiamo tenere conto del fattore distanza. Nell'immaginarci questi colloqui dobbiamo tenere conto del fatto che la distanza fisica tra candidato e commissari e tra commissari e commissari sarà un elemento che complicherà ulteriormente il gioco. Allora, abbiamo da un lato una prova con un'articolazione piuttosto complicata. Abbiamo quelle che io provo a chiamare inclinazioni inquisitorie, cioè la tendenza magari di qualche commissario a non interpretare correttamente il colloquio come appunto un momento di colloquio, ma inclinare un po' di più verso la modalità interrogazione, che sappiamo è impropria in questa sede, ma sappiamo che questa cosa può succedere. Abbiamo il protocollo di sicurezza che ci complica non poco la vita. Abbiamo delle situazioni di fragilità. Sapete che l'ordinanza prevede la possibilità, l'ordinanza d'esame di Stato prevede opportunamente la possibilità che il commissario d'esame che si trova in condizione di situazione di fragilità per problemi di salute, per i quali per esempio può essere più esposto al rischio qualora fosse contagiato dal coronavirus, questi commissari d'esame potranno seguire tutte le operazioni e partecipare a tutte le operazioni, sia le riunioni, sia i colloqui, quindi la prova d'esame, a distanza. Allora, ripensiamo all'immagine di prima dell'aula che vi ho fatto vedere, proviamo a immaginare che uno o due di quei tavolini, invece di far capolino la figura fisica di una persona, ci sia lo schermo di un computer dal quale il docente commissario d'esame segue i lavori. È evidentemente un ulteriore significativo elemento di complessità. E appunto le questioni legate al distanziamento sociale. Allora, l'insieme di tutti questi elementi, a mio avviso, producono quello che io ho chiamato rischio spezzatino.
Cioè il rischio che il nostro colloquio d'esame, invece di avere, come dovrebbe essere, un andamento colloquiale, quindi svilupparsi anche con una certa naturalezza e con una continuità di passaggi da argomento ad argomento, andando nettamente oltre le divisioni disciplinari, no? E invece prevedendo una forte trasversalità all'interno del dialogo tra candidato e commissari, e il rischio che invece ci troviamo di fronte a una situazione molto spezzatina, no? Determinata dalla distanza fisica, determinata dal fatto che magari qualcuno sta seguendo tramite computer, determinata dal fatto che la prova è molto complicata di suo perché sono 5 elementi in 60 minuti e via dicendo. Io credo che questo sia un rischio molto concreto e sono convinto che abbiamo qualche strumento per limitare questo rischio e provo a dirvi quali potrebbero essere dal mio punto di vista questi elementi. Allora, l'anno scorso, giustamente, secondo me, almeno l'USR Lombardia, ma immagino anche in altre parti d'Italia, nel lavorare sugli esami di Stato del secondo ciclo, anche con le scuole, quindi nel fare anche attività di formazione e informazione, si è insistito molto sul tema della regia del presidente per dare unitarietà al colloquio d'esame. È sicuramente un aspetto molto rilevante avere un presidente presente e capace, certamente può essere una garanzia per un buono svolgimento dei colloqui. È vero però che quest'anno il panorama è un po' differente. Innanzitutto la regia del presidente in una situazione ordinaria è molto importante perché ovviamente abbiamo una commissione in situazione ordinaria che è composta per il 50% da docenti del consiglio di classe e per il 50% da altri 3 docenti che vengono da altre istituzioni scolastiche e quindi che ovviamente non hanno già una dimestichezza di lavoro con gli altri colleghi della commissione, non conoscono gli studenti che stanno valutando, il percorso che hanno fatto, vengono spesso da istituzioni scolastiche che hanno indirizzi diversi e quindi è fondamentale questa capacità del presidente di amalgamare il più possibile la commissione e di fare in modo che per quanto si riesca i 6 commissari lavorino davvero come una squadra. A mio avviso quest'anno molto peso lo si deve dare a quella che io chiamerei la sceneggiatura del consiglio di classe. Nel senso che appunto ci troviamo intanto in una situazione in cui i commissari sono tutti interni, poi in una situazione in cui il lavoro preparatorio del colloquio d'esame può aiutare significativamente a costruire un colloquio che sia meno frammentario possibile. E quindi questo lavoro preparatorio di sceneggiatura, ancor più che il lavoro di regia del presidente, che si troverà invece a essere un po' così un elemento di garanzia più che effettivamente il regista di operazioni, e tutto sommato i 6 commissari avranno bene o male già pensato un po' tra di loro. Questo elemento, ripeto, di sceneggiatura, a mio avviso è un tema al quale dobbiamo prestare molta attenzione. Cosa intendo parlando di sceneggiatura? Intendo dire che a mio avviso l'unico modo per evitare che i 5 momenti, 5 passaggi del colloquio diventino 5 pezzettini da 10 minuti circa l'uno, fatti in fretta e furia perché la norma ci dice che dobbiamo farli tutti, il consiglio di classe, che poi diventa in larga parte la commissione d'esame, deve preventivamente ricercare quello che qui io chiamo un allineamento astrale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i 5 elementi che compongono il colloquio possono essere pensati in modo tale da favorire una continuità tra le varie parti del colloquio, almeno tra alcune di esse. Ad esempio,
l'argomento dell'elaborato sulle o sulla disciplina di indirizzo che va in qualche modo a sostituire la seconda prova. Se questo argomento viene scelto e assegnato allo studente con una certa attenzione, è possibile immaginare un argomento che ad esempio poi sia coerente con i materiali per l'avvio del colloquio che gli sottoponiamo. Non c'è scritto da nessuna parte che l'argomento deve parlare di ABC e i materiali devono riguardare GHI. Anzi, potrebbe avere molto senso immaginare che se ti assegno come argomento, che ne so, adesso mi vengono in mente per esempio le mie ragazze del corso moda, come argomento dell'elaborato loro hanno la costruzione di un portfolio in cui che è qualcosa di simile a quello che avrebbero fatto nella seconda prova, in cui devono sostanzialmente documentare tutto il processo di realizzazione di un abito, dalla idea iniziale, la scelta dei tessuti, dei tagli, fino appunto alla realizzazione finale, che è quello che loro fanno, il loro percorso è questa cosa qui. Perché io dovrei assegnare come materiale di partenza qualcosa di totalmente sganciato da questo, quando invece, per esempio, potrei assegnare dei tessuti che sono connessi fortemente con il portfolio che la studentessa ha preparato e presenta. Oppure, penso, ne parlavo ieri con una collega che dirige un liceo delle scienze umane e che mi faceva vedere come ad esempio loro stanno provando effettivamente a selezionare dei materiali assegnati a ciascun candidato che vadano a integrarsi fortemente con gli argomenti che hanno assegnato al candidato. In questo modo io ad esempio posso tranquillamente decidere di far partire il colloquio dall'argomento dell'elaborato e dopo qualche minuto interagire, interloquire col candidato proponendogli dei materiali che non lo portano in un'altra direzione, ma che mettono alla prova la sua capacità di integrare questi materiali che, ripeto, sono coerenti e ben pensati con l'argomento dell'elaborato dentro la riflessione e il ragionamento che stava condividendo con la commissione. In qualche caso questa stessa operazione si può fare con il testo di italiano, in qualche caso, evidentemente non sempre si può. Io ad esempio ho degli indirizzi di manutenzione e meccanica, gli è molto difficile immaginare che al candidato possa essere sottoposto per la sua riflessione un testo di italiano che c'entri con l'argomento dell'elaborato, che è fortemente tecnico. Stessa cosa nel mio caso per l'indirizzo commerciale. No, loro come argomenti di elaborato avranno l'analisi, la realizzazione ad esempio di un budget. Difficile immaginare che in italiano abbiano effettivamente affrontato un testo che in qualche modo possa andarsi ad incastrare con l'argomento dell'elaborato. Sempre nella mia scuola c'ho il sociosanitario, dove invece in maniera abbastanza sistematica, soprattutto al quinto anno, i docenti di italiano propongono almeno un certo numero di letture che hanno un nesso abbastanza forte con ciò che ad esempio gli studenti studiano in psicologia, no? Allora lì chiaramente sarà più facile immaginare di sottoporre al candidato, per la sua analisi, riflessione, un testo di italiano che effettivamente si incastri bene con l'argomento dell'elaborato che gli è stato assegnato. In qualche misura ci si possono immaginare situazioni anche in cui l'argomento o l'esperienza che viene esposta in Cittadinanza e Costituzione possa essere coerente, ad esempio, con l'argomento dell'elaborato. E certamente, scusate, con un problema di visualizzazione, ecco qua, e certamente soprattutto per gli indirizzi, per le scuole di tipo tecnico o professionale, ma non per forza solo per loro, l'esperienza di PCTO può avere un nesso forte con, ad esempio, l'argomento dell'elaborato oppure i materiali proposti. Allora, non è che necessariamente dobbiamo trovare 5 cose che tra di loro stiano perfettamente incastrate l'una con l'altra, ma provare effettivamente a progettare il colloquio d'esame in modo che ci sia coerenza, mettiamo tra almeno 3 di questi elementi,
e che quindi invece di trovarsi ad affrontare 5 pezzettini separati, si possa effettivamente accompagnare il candidato a sviluppare una riflessione un pochettino più unitaria, un pochettino più coerente tra le diverse parti dell'esame, io credo che sia possibile e sia anche opportuno. Quindi, altro promemoria, altro post-it, io credo che sia necessario progettare il singolo colloquio, quindi dargli un'impronta fortemente personalizzata. È stato oggetto di notevole discussione la scelta di inserire in allegato B all'ordinanza ministeriale una griglia di valutazione nazionale. Devo dire che quando se ne discuteva, elaborando l'ordinanza, io ad esempio non ero molto convinto della scelta. Me ne sono convinto a posteriori, cioè adesso ne sono più convinto che non quando è stato fatto. Come sapete, ad esempio, il CSP ha dato un parere negativo rispetto a questa scelta, no? Ha chiesto di eliminare la griglia di valutazione nazionale legata all'ordinanza e dare alle singole commissioni la possibilità di elaborare criteri di valutazione del colloquio coerenti con l'effettiva situazione della classe, oppure in subordine di modificare la griglia eliminando i singoli punteggi per dare la possibilità a ciascuna commissione di calibrare i valori, eccetera, eccetera. La risposta del Ministero, che è in ordinanza, nelle varie premesse, sapete che c'è una parte in cui si spiega cosa è stato accettato del parere del CSPI, che cosa no, e ovviamente la mancata accettazione deve essere motivata. Le motivazioni fondamentalmente sono due, e io personalmente le trovo solide. La prima è questa. L'esame secondo ciclo si chiama esame di Stato. Un esame di Stato presuppone perlomeno alcuni elementi comuni. Nell'esame di Stato secondo ciclo, come si svolge ordinariamente, questi elementi comuni sono la prima prova uguale per tutti e la prima parte della seconda prova uguale per tutti, no? Quest'anno in realtà tutto questo viene meno, cioè non ci sarebbe nessun tratto unificante tra gli esami sostenuti in qualunque scuola secondaria di secondo grado. E quindi da questo punto di vista c'è un argomento che, se vogliamo, è un po' di natura normativa, ma con la sua fondatezza. Se l'esame è di Stato, qualche elemento nazionale, fosse pure la griglia di valutazione, dovrebbe esserci. Il secondo argomento, però, dal mio punto di vista, che è quello più sostanziale, è quello più interessante. Cioè, la griglia proposta, e poi appunto confermata in ordinanza, adotta, scrive il Ministero, indicatori e descrittori di natura trasversale. E questo è un punto chiave, no? E che fa un po' cadere l'obiezione del CSPI, perché il CSPI diceva di dare alle singole valutazioni la possibilità di elaborare criteri di valutazione del colloquio coerenti con l'effettiva situazione della classe. Ma se la griglia non entra nel merito dei contenuti o delle articolazioni, ma propone il descrittore di natura trasversale, in realtà non inficia questa richiesta del CSP. Anzi, proprio perché i descrittori proposti sono di natura trasversale, è evidente che poi la commissione d'esame li deve declinare e applicare nella concretezza della situazione della classe che si trova davanti. Questa è la griglia, non vi ci faccio perdere la vista, vi ho messo in evidenza proprio quali sono questi indicatori, per dire che è vero che hanno una forte trasversalità, acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro, capacità di argomentare in maniera critica e personale rielaborando i contenuti acquisiti, ricchezza e padronanza lessicale e semantica, capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva. Poi possiamo entrare nel merito delle singole scelte. Io ad esempio tendo un po' sempre ad arricciare il naso quando si pone l'accento in sede di esame finale sulle discipline. Lo trovo perlomeno uno slippery slope, una discesa che può portarci in una direzione in cui non vorremmo andare.
Però oggettivamente gli indicatori sono indicatori trasversali e nella loro trasversalità richiamano le commissioni a una questione fondamentale, ovvero che la valutazione del colloquio è una valutazione unitaria. Cioè non deve trattarsi appunto di un'operazione spezzatino in cui vado a valutare i 5 elementi con cui costruiamo il colloquio, ma deve essere un'unica operazione di valutazione che trasversalmente va a verificare questi 5 indicatori nei diversi elementi che costituiscono il colloquio. Quindi, e concludo con questo, mi pare che i due punti chiave siano quelli che cerco di evidenziarvi in questa slide. Uno, dobbiamo cercare di costruire un colloquio il più possibile unitario, con quell'azione di regia, no, nella scelta dei materiali, degli argomenti, via dicendo, di cui vi parlavo prima. Due, questa scelta di costruire un colloquio il più possibile unitario scivola correttamente poi nell'impostazione di una griglia di valutazione che ci chiede di prestare attenzione ad elementi trasversali e non, ad esempio, di costruirci magari griglie in cui si vanno a valutare singolarmente i 5 elementi, immaginandosi magari una pesatura diversa per i PCTO rispetto che per l'analisi del testo di italiano, piuttosto che per l'elaborato presentato e via dicendo. Concludo dicendo questo, è evidente che l'operazione esami di Stato secondo ciclo quest'anno è un'operazione molto complicata. È evidente che sarà complesso garantirne uno svolgimento che sia il più possibile omogeneo e significativo per gli studenti, perché io penso che questo poi sia uno dei punti chiave. Il rischio che i nostri studenti in quei 50-60 minuti si trovino un pochettino come la pallina nel flipper, rimbalzati da un pezzettino all'altro, secondo me è molto elevato. E gli anticorpi che possiamo mettere in campo non sono tantissimi. Io ho provato così a proporvi quelle che sono state le riflessioni appunto condivise nel mio istituto e condivise con tanti colleghi con cui stiamo provando a ragionare appunto su come far funzionare questi colloqui d'esame. Poi se ci sono domande, riflessioni e ulteriori proposte, sono molto molto felice di ascoltarle. Grazie. Ti ringrazio molto Emanuele, perché in maniera molto personale e anche costruttiva hai testimoniato come professionalmente ciò che è decisivo è un'ipotesi unitaria con cui guardare anche i problemi tecnici. Ti ringrazio anche per aver definito questo modello d'esame di secondo ciclo un po' barocco, perché è quello che già avevo anticipato anche nell'introduzione. Cioè, in un momento in cui andava veramente semplificato, si è aggiunto qualcosa rispetto al modello dello scorso anno, ma magari lo riprendiamo. Ci sono alcune domande in chat, principalmente per Maddalena Cassinari, che le ribalto subito, le ho sintetizzate. La prima è questa, te le riassumo. In un modello come quello descritto da Cassinari, che ne è degli studenti che hanno partecipato saltuariamente alla didattica a distanza, già molto deboli nel triennio in presenza, che magari non presenteranno l'elaborato o non lo presenteranno al consiglio di classe. Seconda domanda, nell'esame primo ciclo la media finale deve essere una media matematica. E terzo, sul primo ciclo, se quest'anno occorre ugualmente mettere un giudizio di idoneità. E infine, molti hanno chiesto di rivedere la tua griglia dell'elaborato. Anticipo che i materiali saranno pubblicati sui nostri siti di Disal e di CDO Opere Educative. Quindi se vuoi rivedere un po' questi passaggi, devo dire che alcune risposte sono o nell'ordinanza o nella nota di cui abbiamo fatto cenno. Prego Cassinari.
Sì, di fatto le risposte sono per gran parte nell'ordinanza. Allora, gli alunni che saltuariamente hanno partecipato alla didattica a distanza, la domanda era, e magari non presenteranno nemmeno l'elaborato, che cosa succede di costoro? L'ordinanza ci dice che la condizione per superare l'anno è semplicemente aver frequentato il primo quadrimestre, diciamo così, in modo benché abbiano magari conseguito delle insufficienze. Si può non ammettere all'anno successivo soltanto nel caso in cui i ragazzi abbiano avuto una sporadica frequenza nel primo quadrimestre, oppure non abbiano partecipato alla didattica a distanza, ma non connessa a problematiche di connessione, tecnologie, eccetera. Per cui nell'ordinanza è detto espressamente che tutti i ragazzi, anche pur non presentando l'elaborato finale per l'esame di terza media, saranno ammessi alla classe successiva. Soltanto coloro che nel primo quadrimestre avranno avuto una sporadica frequenza non saranno eventualmente ammessi, ma è un caso residuo. Nel mio istituto i ragazzi di terza tutti procedono, abbiamo solo una situazione di un alunno di classe seconda che davvero ha avuto una frequenza molto sporadica e molto saltuaria anche nel primo quadrimestre e non abbiamo veramente nessun elemento di valutazione, per cui su tutto l'istituto sarà probabilmente un unico alunno di classe seconda a non proseguire. Per quanto riguarda la media per la valutazione finale, no, non è detto che sia aritmetica, anche lì nell'ordinanza è detto, l'aveva citato anche prima Ezio Delfino, nelle premesse dell'ordinanza, mi sembra che sia ritenuto due delle premesse, laddove si parla del rifiuto del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a proposito della pesatura delle valutazioni, lì si ribadisce che deve essere semplicemente una valutazione complessiva che tenga conto di quegli elementi che sono gli scrutini delle discipline, l'elaborato finale, il percorso del triennio. Per cui di fatto non è una media aritmetica o una media pesata, dipende dalla posizione del consiglio di classe. Ecco, quello che io ho fatto all'interno del mio collegio è stato evitare che i singoli consigli di classe prendessero ciascuno la propria decisione, cioè la propria deriva. Noi le decisioni le abbiamo prese tutti collegialmente, per cui ci stiamo muovendo in un'ottica di collegialità, ma anche proprio per dare, come dire, una base di uniformità alla scuola. Qual era l'altra domanda che non mi ricordo? Scusa Ezio. La terza riguardava il giudizio di idoneità sul primo ciclo, se va ancora emesso. Non c'è più l'ammissione, perché lo scrutinio è solo quello finale al termine tutta quanta la valutazione. Non c'è lo scrutinio dell'anno scolastico che permette l'ammissione all'esame. Abbiamo soltanto lo scrutinio finale, per cui non c'è giudizio di ammissione. E infine c'era anche una domanda sul diploma di terza media, cioè come si certifica il passaggio alla prima superiore dello studente che ha superato la prova, ha superato la triennalità. Ma io, siccome non ci sono ancora state date indicazioni, non è tanto il diploma in sé, quello verrà emesso a livello ministeriale. Il diploma sostitutivo che noi consegniamo ai ragazzi per poter andare a iscriversi alle scuole superiori, io ritengo che noi dobbiamo certificare, utilizzando i termini dell'ordinanza ministeriale 9, quella degli esami del primo ciclo, dicendo che lo studente ha sostenuto l'esame conclusivo del primo ciclo coincidente con la valutazione finale del consiglio di classe in data tal dei tali, riportando la valutazione tal dei tali. Cioè, io farei una certificazione di questo genere, non abbiamo nessun modello da questo punto di vista, mi sembra che a livello centrale non abbiano indicato nulla, io utilizzerei i termini stessi usati dall'ordinanza per certificare quello che è avvenuto. Posso condividere l'elaborato finale, la griglia. I criteri di valutazione dell'elaborato finale, vediamo se... Ok, provo a
vediamo un attimino se riesco a ingrandirla un po', un pezzetto la presento, un attimo, scusate. Allora, noi come elaborato finale abbiamo costruito una griglia dalla corrente in cui abbiamo tenuto conto di questi criteri. Uno, la coerenza con l'argomento assegnato. Nell'ordinanza è stato detto che l'argomento veniva condiviso dai ragazzi con il consiglio di classe e poi il consiglio di classe avrebbe assegnato l'argomento. Quindi la coerenza con l'argomento assegnato. La capacità di sintesi dei ragazzi, la chiarezza espositiva, l'argomentazione pensiero critico, come vi ho detto, è il nostro piano di miglioramento per questo triennio, l'originalità, l'efficacia della presentazione e poi, siccome la nostra è una scuola a indirizzo musicale, abbiamo anche inserito le competenze musicali, perché i ragazzi nel momento della presentazione orale del loro elaborato producono anche un video in cui loro si sono registrati mentre suonano un pezzo con il loro strumento. E questa cosa permette, abbiamo chiesto ai ragazzi di non fare in diretta la presentazione della loro performance musicale, perché anche lì si potrebbe sentire male, potrebbero non essere soddisfatti. Abbiamo chiesto loro di registrarsi e di mandare in onda la registrazione del loro performance musicale. Come vi ho detto anche in precedenza, tutti i nostri, le nostre griglie di valutazione le abbiamo formulate partendo da evidenze, ci siamo posti delle domande che noi abbiamo chiamato criteri parlanti, abbiamo stabilito gli indicatori che sono articolati sui quattro livelli avanzato, intermedio, di base iniziale, e a questi indicatori corrisponde un livello o anche un voto. La griglia come funziona? Quella che è condivisa sul Drive è questa, basta selezionare la descrizione dell'indicatore e mettere il voto praticamente. Tutti questi indicatori in successione, questi descrittivi, per esempio, l'elaborato è ben focalizzato sulla tematica, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite, tiene presenti diversi fattori che costituiscono l'argomento, è chiaro e ben organizzato, via via via, si formula questo giudizio per l'elaborato. Nella mia presentazione vi ho anche parlato di un eventuale giudizio finale, quello che era il globale che veniva trascritto sul registro degli esami che resta a disposizione in segreteria, perché benché non ci sia l'esame, di fatto io credo che come atto formale vada predisposto il registro degli esami, perché che è quel registro sul quale veniva indicata l'anagrafica dello studente, ha sostenuto l'esame in data tal dei tali con la seguente valutazione, e lì veniva trascritto anche il giudizio finale dell'esame che ricapitolava non solo l'esame ma anche il percorso dello studente. Io credo che questa cosa vada mantenuta e alla luce di, cioè non mi servirebbe un registro degli esami in cui scrivo nome e cognome dello studente, data di espletamento dell'esame, voto 6. Questo non mi serve. Mi serve avere invece una descrizione del suo percorso. Per cui come collegio docenti stiamo ragionando anche sulla composizione di questo registro finale in cui sia presente anche un giudizio globale che articoleremo sui quattro livelli, in questo modo, come abbiamo fatto per tutte le nostre griglie. Grazie Maddalena. Dico una cosa io e poi rivolgo due o tre domande che credo possano interessare a tutti, al professor Contu. Quando prima ho accennato al passaggio, al ritorno, se vogliamo, dei giudizi finali sulla scuola primaria anziché ai voti, accennavo a quanto è successo ieri al Senato, dove il decreto legge 22, che è in conversione di legge, è stato approvato l'emendamento che appunto trasforma il voto da voto a giudizio l'esito finale delle scuole primarie. Questa conversione in legge deve essere ancora approvata dalla Camera. Questa approvazione sarà la prossima settimana e c'è una larghissima probabilità, se non una certezza, che gli emendamenti siano quasi automaticamente approvati. Quindi alla domanda si tornerà ai giudizi, la risposta è probabilmente sì.
E questo ha una ricaduta importante perché ciò che il dispositivo normativo che disporrà questo passaggio sarà appunto una legge, e quindi è probabile che questo passaggio sarà oramai sostanzialmente definitivo, non solo per questo anno scolastico, ma a questo punto per gli anni successivi. Quindi non è un'ordinanza che lo dispone, ma un testo di legge. Quindi questo è un ritorno, diciamo, all'antico, forse auspicato da tanti, e almeno sulla primaria. Bisognerà vedere se pian piano questo creerà un precedente anche poi per la scuola, diciamo, di primo e secondo grado. Allora, professor Compio, invece volevo porre delle questioni più di ordine tecnico, se mi permetti, stante anche la tua competenza come ex dirigente tecnico. Allora, tra gli ascoltatori abbiamo anche persone e coordinatori didattici di scuole paritarie, alle quali credo spettino evidentemente le stesse adempimenti esecutivi delle ordinanze. Ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere, non so, magari meno obbligatori, quindi ti chiedo se ci sono delle differenze dal punto di vista degli adempimenti. Penso per esempio appunto ai registri elettronici piuttosto che all'attestazione di firme, all'utilizzo dell'albo di istituto come atto dove si pubblicano tutti i risultati. A mio parere non ci sono grosse differenze, però se vuoi entrare un momento nel merito, così facciamo chiarezza e aiutiamo anche questi ascoltatori. Secondo, sul tema della pubblicazione appunto dei risultati, sia sull'albo online e sia sull'albo nell'atrio delle scuole, e terzo ancora sull'aspetto appunto delle eventuali certificazioni o attestazioni dei presenti durante gli scrutini finali o durante gli esami di Stato, insomma, se c'è qualche aspetto così tipo tecnico che ti viene in mente da anticipare, perché credo possa interessare parecchie persone. Ma in realtà non ho tantissimo da aggiungere anche a quello che già stavi dicendo te, nel senso che dal punto di vista degli adempimenti, per quanto riguarda le procedure connesse all'esame di Stato, l'ordinamento è identico per scuole statali e scuole paritarie, in quanto rientrano tutte a pieno titolo e in ugual misura nel perimetro dell'istruzione pubblica. Certo. Per cui su questo, mi viene da dire, per fortuna non ci sono differenze, nel senso che spesso ce ne sono a detrimento delle scuole paritarie, quindi a danno delle scuole paritarie. In questo caso, trattandosi di adempimenti, vengono richieste esattamente le stesse cose, mettiamola così. Sulla questione della pubblicazione, allora, l'albo d'istituto ormai è online a tutti gli effetti. Dal mio punto di vista, la pubblicazione su pannelli piuttosto che davanti sulla porta della scuola, eccetera, eccetera, rientra in quell'ampia categoria di prassi che non hanno più una loro fondatezza da un punto di vista normativo, no? Il senso della pubblicazione ovviamente ha a che fare con i vincoli di trasparenza a cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenuti, e da questo punto di vista le scuole statali e le scuole paritarie svolgono una funzione pubblica e quindi soggiacciono agli stessi obblighi di trasparenza, e questi obblighi vengono assolti con la pubblicazione all'albo. Che poi una scuola ritenga comunque di pubblicare anche la stampata sulla porta della scuola, sul tabellone interno e così via, ovviamente non è vietato, ma non è necessario. Per quanto mi riguarda, io ad esempio quest'anno ho dato proprio indicazione di non farlo, perché sarebbe anche un po' contraddittorio, nel senso che nel momento in cui diciamo che gli studenti non devono fisicamente venire a scuola se non per il colloquio, eccetera, eccetera, poi cosa faccio? Li faccio venire per vedere il tabellone, gli comunico anche via email, li metto in evidenza, sì, e li rimando. Una domanda, la riservatezza del dato dei risultati finali pubblicato online viene garantita in questa maniera? In realtà non è un dato riservato, è un dato pubblico. Ecco. Non ci sono informazioni, certo, sensibili da questo punto di vista. Certo, non è un dato sensibile neanche personale. Teniamo presente che gli esami di Stato sono atti pubblici. Sì. È lo stesso motivo per cui banalmente, almeno in linea teorica, e non quest'anno ovviamente perché abbiamo dei vincoli,
chiunque può entrare a scuola e vedere dei colloqui d'esame perché sono degli atti pubblici. Quindi i risultati d'esame si pubblicano online, quindi nome e cognome, diplomato o non diplomato con la votazione, e lo stesso sulle valutazioni intermedie, delle classi intermedie. Allora, qui adesso ammesso. Dovrei riguardare nel dettaglio, perché se non mi sbaglio, nella nota della Palermo di ieri viene specificato di inserire anche le valutazioni, se non ricordo male. Però ho avuto poco tempo di leggerla con attenzione, quindi non vorrei dire una cosa sbagliata. Qualcuno di voi l'ha letta sicuramente con più attenzione di me, quindi lo può confermare un minuto. Sì, diciamo che il testo della Palermo, diciamo che in realtà entrava più sul tema delle verbalizzazioni, e mi pare che non accennasse al tema della pubblicazione. È un tema che forse occorrerebbe che il Ministero, diciamo, definisse in maniera chiara, perché il garante della privacy si è espresso diversamente. Esatto. Una delle soluzioni che ho sentito circolare era appunto che online si pubblica la notifica che i risultati sono appesi appunto nell'atrio della scuola. Questo che sono inviati individualmente agli studenti. Ecco, questo magari andrà chiarito. Sì, anche perché io torno a dire, so che c'è questo parere del garante della privacy, ecco. Però rimangono atti ad evidenza pubblica. Sì. Posso dire una cosa? Prego, Maddalena. Per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado il problema non si pone perché sono maggiorenni, a parte l'evidenza pubblica degli esami di Stato. C'è invece il problema per i ragazzi del primo ciclo, degli esami di terza media, laddove ci fossero delle situazioni tutelate dal Tribunale dei Minori, i ragazzi che non devono essere rintracciati da un genitore che è stato allontanato, per esempio, da loro. Allora, in questa situazione ho interpellato l'avvocato Crema Stefania, che si occupa della rete Ali per l'infanzia, per la tutela dei minori, e lei ha detto che si può adottare il sistema di utilizzare il codice SIDI dei ragazzi ed esporre anche all'albo online i risultati con il codice SIDI, comunicando ai ragazzi stessi, alle loro famiglie, quale sia il codice. Non è possibile omettere il nominativo di qualche ragazzo eventualmente tutelato, in tutela. Qualche dirigente scolastico sta adottando, la strategia di pubblicare sul registro elettronico i risultati della singola classe, in modo che i ragazzi di quella terza A piuttosto che terza B vedano i voti dei loro compagni. C'è il problema della diffusione, è diversa la pubblicazione rispetto alla diffusione dei dati. Sì, ecco, forse questa è una differenza discriminante, ecco, perché la pubblicazione sicuramente, la diffusione online. Io chiedo eventualmente a Emanuele Contu, data anche le sue collaborazioni al Ministero, se hai l'occasione di o sollecitare o di verificare. Lo faremo anche come associazione, magari poi pubblicando sul sito una notifica sia come FOE e sia come DISA, perché questo è un tema per i dirigenti scolastici importante. La cosa evidente, comunque questa è scritta, è che i voti di tutte le discipline nelle classi intermedie, anche voti negativi, vanno resi pubblici, cioè vanno esposti, come si diceva, nel famoso tabellone finale. Mentre gli anni scorsi sul secondo ciclo, come sapete, gli alunni con il debito formativo non venivano pubblicati i voti finali fino poi allo scrutinio di fine agosto, di settembre. Sono aspetti forse meramente così organizzativi, gestionali, che comunque vanno anche condivisi tra noi operatori di scuola. Io, se non ci sono altre domande, qualcuno chiedeva ancora ulteriormente se i giudizi della primaria sono già per quest'anno. La risposta è sì, se la prossima settimana la Camera approva questo emendamento, che è già stato approvato dal Senato. Se lo approva la Camera è immediatamente esecutivo e lo rimarrà probabilmente anche per i prossimi anni. Quindi vediamo cosa succede alla Camera. Io concluderei, se non ci sono altre domande, non ne ho viste, rimanendo un momento
ancora sul piccolo dubbio su questo tema della esposizione e diffusione dei risultati. Teniamoci questo dubbio. Altre, diciamo, criticità non ne ho più rilevate, in quanto la nota di ieri ha dato sufficienti chiarimenti. Mi permetto solo di dire a tutti, proprio in punta di diritto, che l'ordinanza ministeriale sulla valutazione finale prevede alcuni passaggi procedurali durante gli scrutini, sto parlando delle classi intermedie in particolare, che sono da rispettare. Uno, i collegi docenti, dice l'ordinanza, devono definire dei criteri di valutazione, i criteri per la eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva sono quelli dell'ordinanza ministeriale, ma ci potrebbero essere dei casi, diciamo, specifici o legati all'indirizzo di scuola. Quindi il collegio docenti deve in questo momento fotografare alcune situazioni per renderle omogenee in tutto l'istituto e soprattutto chiare rispetto all'utenza. E di queste deliberazioni è opportuno che la scuola faccia comunicazione alle famiglie e agli studenti, ovviamente. Un secondo aspetto molto importante, non dimentichiamolo, è che prevede l'ordinanza sulla valutazione che i consigli di classe procedano a un aggiornamento delle progettazioni di inizio d'anno. Cioè occorre che nel verbale dello scrutinio, se non di un prescrutinio eventualmente, sia aggiornato la progettazione di inizio d'anno, cioè si dica quali parti di programma, diciamo così, non sono state svolte, quali obiettivi non sono stati raggiunti, quali criteri non è stato possibile applicare, quali metodologie eventualmente non sono state utilizzate o ne sono state utilizzate altre. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è procedere alle valutazioni disciplinari. E il terzo passaggio è quello di redigere i piani individualizzati, cioè di apprendimento individualizzato per gli alunni che hanno una o più insufficienze, non per quelli che hanno tutte sufficienze. E invece per tutta la classe redigere i piani di integrazione degli apprendimenti. Allora concluderei con un'ultima domanda a Contu, ma proprio l'ultima, mi scuso, se ci può dire una parola da un punto di vista così di una persona esperta o che comunque sta lavorando sul tema, come immagineresti un piano di integrazione di apprendimento, stante che non sappiamo ancora adesso se apriremo le scuole a settembre, il decreto legge prevede che i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie, eccetera, si concludono al 20 di settembre. Non abbiamo ancora un piano del Ministero sull'apertura delle scuole, quindi in situazione di precarietà, oggi cosa vuol dire redigere un piano di integrazione degli apprendimenti per una classe o almeno che cosa possiamo immaginare di scrivere? A noi in realtà come scuola abbiamo immaginato per il momento una sorta di percorso in due tempi, perché è evidente che in questa fase siamo in grado di individuare quali apprendimenti previsti non sono stati raggiunti, così come siamo in grado a livello di programmazione di vedere che cosa della programmazione iniziale non è stato possibile svolgere. È molto più complicato immaginare la parte applicativa, no? Perché appunto non conosciamo le condizioni materiali nelle quali noi dal 1° settembre andremo ad attivare come attività didattica ordinaria, perché così prevede l'ordinanza valutazione, quelle attività appunto per il recupero degli apprendimenti che sono previste per gli studenti che saranno ammessi all'anno successivo in presenza di uno o più insufficienze nelle diverse discipline. Per cui la nostra scelta da un punto di vista operativo è stata quella di limitarsi in questa fase alla parte, per così dire, certificatoria, no? Cioè ad attestare quali sono i pezzi che mancano, diciamocelo in questo modo, per poi lavorare durante l'estate e a partire poi dal 1° settembre alla definizione effettivamente dei percorsi di recupero sulla base delle condizioni date. Io credo che ci sia una questione di fondo sotto tutto questo, cioè secondo me l'esperienza di questi mesi è stata molto utile per aiutarci tutti a riflettere su varie questioni,
una delle quali, forse quella centrale, è il tema dell'essenzialità, cioè del domandarsi cos'è veramente essenziale di quello che facciamo a scuola, in qualunque ambito, organizzativo, burocratico, didattico, tutto. E di quello che invece è un po' accessorio, se vogliamo. Una delle cose che da questo punto di vista io ho trovato un po' deboli di quel passaggio dell'ordinanza valutazione è il fatto che si genera una sorta di automatismo, peraltro insostenibile secondo me, del tipo avevi programmato di fare 100, hai fatto 80, quindi l'anno prossimo fai 120. Oppure lo studente doveva prendere 100, ha preso 70, l'anno prossimo prenderà 130. Allora, dato questo è insostenibile, è oggettivamente insostenibile, soprattutto se l'anno prossimo dovremo fare i conti con tutta una serie di limitazioni operative più o meno importanti e per un periodo più o meno lungo. Numero due, secondo me ragionare in questo modo significherebbe non aver afferrato una delle lezioni chiave di questi mesi, ovvero che le discipline e le programmazioni non servono tanto per creare degli elenchi di cose che gli studenti devono apprendere, ma servono per definire dei percorsi che permettano agli studenti, dicono quelli bravi, di acquisire l'epistemologia della disciplina. Cioè di acquisire quel punto di vista sul mondo, sulla realtà, che ciascuna disciplina porta con sé. Quello è il punto chiave. Poi, se sono al liceo, posso conoscere due filosofi in più o due filosofi in meno. Se sono da me all'istituto professionale, posso conoscere due lavorazioni in più o due lavorazioni in meno. Ma il punto vero è che dobbiamo essere capaci di capire quali sono quei nodi fondamentali che ci permettono di far sì che i nostri studenti quello che non lo imparano a scuola lo possano imparare altrimenti, nel lavoro, nell'esperienza personale, via dicendo. Da questo punto di vista, secondo me, dobbiamo essere molto flessibili e molto intelligenti nell'utilizzare questi strumenti di riprogrammazione, perché secondo me possono essere un'occasione per dire ok, tutto sommato questo non è fondamentale, questo sì, e fare delle scelte, altrimenti è un po' un automatismo. Ringrazio, è una risposta pertinentissima anche che apre riflessioni importanti. Direi che i docenti e i presidi, dopo questi mesi di grande lavoro, hanno un bel po' di compiti per l'estate anche loro. Allora, concludiamo veramente grazie a Maddalena Cassinari, grazie a Emanuele Contu e grazie anche alla collaborazione delle nostre due associazioni. Paolo Guerini ha una comunicazione per tutti e poi io vi faccio un bacio finale. No, volevo solo grazie a Emanuele e a Maddalena per i loro contributi anche da parte mia. Volevo solo ricordare alle scuole paritarie che l'ufficio scolastico regionale ha della Lombardia ha permesso, diciamo, di organizzare un momento di confronto sugli aspetti organizzativi degli esami di Stato dedicato proprio ai coordinatori delle paritarie, che non era stato possibile accogliere nel momento fatto per i dirigenti delle scuole statali. Sarà venerdì 5 giugno dalle 11 alle 12.30 sulla piattaforma Zoom. Sul sito nostro della CDO per educative c'è l'avviso, c'è già anche il link come partecipare. Diesel anche manderà ai propri associati la comunicazione con i dati necessari. Mi sembrava importante sottolineare questo appuntamento, perché questo livello di collaborazioni sono sempre utili, belle e efficaci, no? Questa possibilità di collaborare tra associazioni e istituzioni a favore delle scuole credo che sia il modo con cui maggiormente insieme serviamo le opere scolastiche e chi le conduce. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, chi ha domande da esporre o chiedere ancora informazioni può scrivere alla mail da cui ha ricevuto diciamo, le credenziali di accesso all'incontro di oggi.
quindi segreteria@disal.it e credo segreteria@foe.it. Ci saranno ancora, credo, dei seminari tra la fine di giugno, magari i primissimi di luglio, non è detto, in cui cercheremo di entrare nel merito delle prossime, dei prossimi impegni e adempimenti. Intanto grazie a tutti, buon lavoro e buon fine settimana. Grazie. Grazie.